Glickman alla 623. Il dottor Glickman. Allora uscirei con lui? Pensi che questi siano affari tuoi? No. Comunque non credo. Ma come? Due giorni fa gli tenevi la mano. Cos'è cambiato? Lui praticamente vive in Africa. Non c'è futuro. O forse ti spaventa il fatto che ora c'è un futuro. Tu non eri attratta da lui perché era disposto a morire per una causa. Tu eri attratta da lui perché poteva morire davvero. Giusto. È tanto semplice. Cos'è semplice? Gli affibbio un'etichetta e parto da lì. Questo lo fanno tutti. Siamo come ci vedono gli altri. La gente vede in Sebastian un grande medico e lo lui finanzia. Lui è un grande medico. La realtà è irrilevante. Te lo dimostro. Chi mi conosce mi vede come un bastardo e mi tratta da bastardo. Chi non mi conosce mi vede come uno storpio e mi tratta come uno storpio. Sarei un vero idiota se non traessi vantaggio da questo fatto. Au! Oddio, mi scusi, va tutto bene? Sì. Mi scusi ancora, sono desolato. È stata tutta colpa mia. Non è niente, io sto bene. Per me è un vero sollievo. Mi dispiace da morire. La prego, non si preoccupi, sto bene. Sicura? Ok. Tutto a posto allora? Sì, ora me ne vado. Il piede mi fa male da impazzire. Cosa le è successo? No, non è niente. È stata tutta colpa mia.